Con Lucia Ballottino siamo qui per parlare del robot che prende le scatole, e mentre noi parleremo si vedranno un sacco di immagini su come fa. Tra l'altro lui, vedete, è già anche in movimento. Una prima cosa generale, cioè, queste due braccia sono nodose, annodate una sull'altra, ci sono anche in altri robot, hanno una funzione particolare? Sì, certamente è un motivo di design del robot per aumentare la mobilità delle braccia. Allora, nelle immagini noi vediamo che ha una mano, eccola qua, mi sta venendo incontro, sta prendendo, poi parleremo di queste scatole, e sull'altra però non ha un'altra mano, ha una roba piatta che tra l'altro è anche, lo vedete, un tapirulan, no? Sì. Ma perché questo? Sì, è un nastro trasportatore in effetti, e questo perché per prendere queste scatole, così come altri prodotti, abbiamo visto che è importante lavorare, diciamo, come lavora l'uomo. L'uomo ovviamente è quello che fa questo tipo di lavoro nel modo più efficiente al momento, e quindi è giusto prenderne ispirazione, però è anche vero che queste scatole sono anche pesanti. Ora queste magari che vediamo sono più leggere, ma ci sono altri prodotti che sono molto più pesanti e quindi affaticherebbero, così come affaticano, diciamo, la mano umana, potrebbero affaticare anche un dispositivo di presa robotico. Questo dispositivo di presa, oltre a sostenere un notevole peso, facilita la presa proprio con questo nastro trasportatore che quindi, diciamo così, cattura l'oggetto e lo mantiene in una posizione sicura in modo da non perderla. Quindi la strategia non è quella di imitare completamente una movimentazione umana, in parte sì, in parte però a un certo momento viene fuori che un'altra mano con altre funzioni va meglio. Certamente, l'ispirazione ovviamente ci viene da quella umana perché è quello che conosciamo in questo momento, ma sicuramente è importante anche studiare cose nuove, adattare anche al tipologia di lavoro che deve fare il robot, al particolare oggetto da prendere, un dispositivo migliore, almeno provarci. Ogni tanto noi diciamo, avessi un terzo braccio, quando facciamo alcune cose, tipicamente i traslochi, sì, no? Te prendo la scatola e poi c'è un altro braccio che mi sposta la porta. Può far parte di un futuro? Sicuramente si andrà verso uno spazio di lavoro che è condiviso tra più robot, nel senso che ci saranno più braccia, in questo caso due, ma potrebbero essere tre o quattro, che lavoreranno in cooperazione tra loro per migliorare l'efficienza di questo sistema. Mentre uno o due braccia fanno un qualcosa, le altre fanno altro, quindi sicuramente ovviamente si complica molto il sistema, quindi si portano dietro tanti altri problemi che andranno risolti. Noi lo vediamo in tutti i video muoversi molto lentamente, ma per un'applicazione industriale immagino dovrebbe avere una movimentazione molto più rapida per spostare molte più scatole. Sì, sì, assolutamente, questo è il lavoro che stiamo portando avanti in questo momento, non è un lavoro finito, quindi va migliorato sicuramente in velocità, ma queste braccia possono assolutamente andare più veloci, quindi lo vediamo, è di fatto un prototipo in questo momento. C'è una cosa alla quale qui al centro Piaggio voi prestate molta attenzione, e cioè che questi dispositivi nuovi che studiate però possano facilmente arrivare al mercato e quindi non essere costosissimi. Anche questo, adesso questo come al solito è un prototipo e ha dei costi assolutamente magari spropositati, però ragionate anche su questo. Sì, certamente, al giorno d'oggi ormai è necessario pensare anche in questi termini, il prodotto va pensato per l'utilizzo più basso possibile perché possa diventare un prodotto vero e proprio. In questo caso a noi conviene tenere bassi costi perché anche per noi testare un nuovo dispositivo può pur dire modificarlo, cambiarlo totalmente, quindi se i costi sono elevati è impossibile portare avanti la ricerca. Questo progetto è un progetto Iliad della Comunità Europea, in cui un partner svedese è un distributore di prodotti alimentari, e di cui questi sono alcuni dei prodotti, della gamma di prodotti che trattano, per cui abbiamo visto sì un saporitissimo succo di lampone e degli ottimi semini come questi che avete visto, sono delle tipologie di prodotto, poi ci sono degli yogurt, del latte condensato, vari tipi di prodotto che hanno forme diverse proprio per testare il robot su oggetti diversi, quindi da prendere, da manipolare e da gestire. Va bene, in conclusione ci presenti il gruppo con cui lavori
su questa cosa? Allora, ci sono l'ingegner Manolo Garabini, l'ingegner caporale Danilo Caporale, l'ingegner Anna Mannucci e l'ingegner Chiara Gabellieri, oltre ad altri ragazzi che lavorano comunque al centro e contribuiscono alla riuscita di tutti questi tipi di sistemi.